Uè ragazzi, mi sono da Milano è. Ma per iniziare, come sempre, sigla. Siete di fronte all'inizio di un nuovo mondo, ovvero la Multicraft con le mod. I bagni. No ragazzi, sentite, sentite, ragazzi, no, rimettiti sopra. Scusate, cioè, ragazzi, chiudi la porta, vai fuori dal mio bagno. Se metti il cesso fa le pete, woohoo! Poche parole, cosa è successo? Allora, perché ricapitolando, perché anche su Telegram l'abbiamo scritto, è scatenato il putiferio. Il server purtroppo dopo la live di domenica è andato proprio caput. Quindi cosa abbiamo dovuto fare? Lorenzo cosa ha fatto? Abbiamo dovuto levare i plugin e mettere le mod, perché con Forge il server si è corretto, in poche parole. Si è corretto, ha corretto il bug. E ho detto via, visto che non ci sono i plugin, mettiamo le mod. Ed è quello che abbiamo fatto. E quindi ragazzi, ora avremo un server moddato e molti plugin che c'erano prima sono rimasti. Sì, ci sono ancora gli Infernal Mobs. Però diciamo, non sappiamo ancora quali sono i plugin che hanno fatto casino. Però diciamo, ora abbiamo corretto, con Forge dovrebbe andare abbastanza bene. Le mod che sono dentro sono tante, sono quasi tutte decorative, appunto, perché così almeno noi costruiamo. Lore, quel portale lassù? Ah, sì, effettivamente non ha più molto senso. No, è del Nether, quello lì, ora? Sì, è un portale del Nether. Ah, ok, vabbè, lascialo lì, vai tranquillo. È un portale del Nether dorato. Io ragazzi glielo chiedo perché, appunto, levando i plugin, questi plugin non ci sono più, quindi se state allo spawn non potete più venire subito qua, andate nel Nether se entrate in un portale così. Infatti lo stiamo levando, tranne questo qua che diciamo che ce lo teniamo per andare nel Nether. Come vedete ragazzi, la mia vita sta calando. Questo qua, questo Hunger Charm che avevamo trovato, levava la fame e ora non lo fa più. Qui ragazzi non funzionerà più niente, però diciamo è per ricordarsi. Oddio, le spade sì, le spade funzionano sì. È una cosa che ti piacerà. Infatti. Guarda. Cosa? Vedere. Dove sei? Sopra di te. Sopra di me. Cos'è? Questo blocco lo puoi piazzare in aria senza che ci sia sotto un altro blocco. Oddio. E poi? Per costruire è stupendo. Cosa abbiamo per fare, diciamo, le nostre costruzioni di mod? In particolare la chisel, che è la cosa più quasi sì, importante. E molte altre che sinceramente non conosco. Della serie che non ho mai sentito e quindi credo l'abbiano aggiunta nella 1.11.2, dove siamo ora. Tipo. Vabbè, a parte attenzione, la chisel. La runistic, dov'è? Sto vedendo questo qua. Eccolo qua. Tipo, ragazzi, guardate, se io levo questo, cioè guardate le librerie che possono cambiare. Beh, è proprio un'altra cosa. In 3D, cioè lo vedete in 3D? Cioè, e poi, bellissimo. Non è finita bellissimo lì, perché comunque le abbiamo anche in questi modi, anche con tutti gli altri legni. Cioè, e già questo qua, ragazzi, cambia tanto. Vi ricordo che dobbiamo fare la libreria super mega galattica, oppure, quindi, cioè, lo vedete? Che ci apre un mondo questa cosa, ci apre un già mondo. Questo qui lo metto in giardino, cioè, questo qui nel giardino. Dai, no, questo lo metto. Proprio. Sì, per forza. La Multicraft cambierà un po'. Sarà non più una vanilla con dei plugin, ma una vanilla plus, in poche parole. Cioè, una vanilla con delle piccolissime... Ceste. Con mini ceste con una cosa... Sì, questo me la ricordo, avevo fatto un pack un po' di tempo fa, un anno fa, e c'erano queste me le ricordo. Riempiremo le case di mini ceste. L'utilità delle mini ceste. Ok, e qui ragazzi, ovviamente, nella prossima live, che purtroppo non sarà domenica perché lavoro, ho scoperto che lavoro tutto il giorno, quindi domenica non potremo fare lo spawn, ma tranquilli, tanto le cose si rimandano e non è che non si faranno. Proviamo alcune mod, quindi provare a vedere cosa è possibile fare. Guardate i vetri come verranno. Passare attraverso i vetri. No. Possiamo. Però i mob non passano gli oggetti. No, via. Cioè, lo vedete? Cioè, ci sono alcune cose fantastiche. O viceversa. Oppure, vediamo un po', aspetta. Che c'è. Allora, a parte la chisel, dov'è la chisel? Dammi la chisel, eccolo qua. Cioè, guardate, allora, i tappeti possono essere cambiati. Cliccando col tasto sinistro, bam. Guardate. In due modi, quindi uno, due e tre. Oppure qua. Guardamino. No, questo resta uguale. Questo? Questo resta uguale, questo resta uguale, questo resta uguale, però no, non ho capito. Oddio, ci passo dentro.
Guarda Mina. Vai. Boom. L'oggetto va giù. No. Noi no. Cioè ragazzi, sarà una cosa bellissima d'ora in poi la multicraft. 1, 2, 3. Ma sei teletrasportato? No ragazzi, ha solo saltato qua sopra. E arriviamo sopra la torre. Abbiamo anche gli elevator. Gli elevator qui ora sistemiamo, perché non so perché sono aperte tutte le botole. A parte che ragazzi, qua si può anche fare così. Guardate, cioè, guardate. Possiamo rifare quel candeliere. Cioè, guardate. Cioè, guardate. Continuate a guardare. Dove sono le torce? Eccole. Cioè, lo vedete? Cioè. Ma che figata è? Ma che figata è? Ok, rieccoci a casa col nostro bellissimo panorama. E niente. Questo è come cambierà la multicraft. Ora, non cambierà di tanto, ovvero troverete le solite costruzioni di Minecraft Best Build dentro e soprattutto quelle, ora vediamo ragazzi se le faremo su un altro mondo della serie, che se appunto il mondo della multicraft lo vogliamo rilasciare, c'è appunto la serie della multicraft. E invece le Minecraft Best Build saranno d'ora in poi su un altro mondo. Così almeno se volete poi quelle, un giorno rilasciamo anche il mondo di dove costruiamo le cose della Minecraft Best Build. Quindi potrebbero essere due cose separate. Non so, che ne dite? Vi va l'idea? Altra cosa importantissima che purtroppo ci sarà d'ora in poi è che il mondo non potrà più essere visitato. In che senso? Non potrete più entrare in Game Mode 3 perché il server non sarà più su Mineblock. Questo è perché ragazzi, come abbiamo detto già su Telegram, dove è scoppiato come ho detto prima un putiferio per questa cosa, che ci dispiace ragazzi, ma le cose erano due. Cioè o si deteneva la Game Mode 3 o finiva la serie. Quindi abbiamo detto cioè è meglio levarla e continuare la serie, poi il mondo si rilascerà e la gente ci giocherà tranquillamente. Cioè non è un problema ragazzi, cioè il mondo si rilascia, tranquilli, che poi le vostre idee durante la live le dite e noi le facciamo come è sempre avvenuto. Allora io farei una cosa, per finire il video io andrei in Game Mode 0 ovviamente, perché inizierei a giocare, un po' da mangiare perché sennò moriamo di fame, perfetto. Ok, io andrei a cercare qualche mostro, che l'ho visti di là, ovviamente di là ci sono, sì. E così iniziamo un po' a vedere cosa succede se attacchiamo. Vedete ragazzi, laggiù c'è un creeper grigio. Eccolo là, anche con un bel ragno. Qui accanto c'è qualcuno che potrebbe dare noia. No. Ok, proviamo ragazzi, proviamo, Vedete ragazzi, morto, qui continuano a venire le persone. Vi faccio vedere, vedete che sopra c'è scritto normal, perché abbiamo aggiunto anche una mod che oltre all'infernal ci sono alcuni mob che sono più forti di altri, ovvero vabbè, a parte noi che abbiamo la spada super mega iper potente, però vabbè. Le zombie, addio, gli scheletri mi sembrano un po' più non tanto forti, Boh. E cosa c'è scritto sopra? Elite? Quindi questo è forte. Infatti vedete ragazzi quanto tempo ci metto. Guardate, agghiacciante. As leveled up to level 2. Cioè la spada è andata a livello 2, perché ora abbiamo messo anche i livelli alle armi e alle armature, quindi quando sono più potenti salgono di livello. E muori. Oddio, questo è fortissimo. Vedi ragazzi, ci sono zombie, mostri più forti e mostri meno forti. Come appunto è giusto che sia, perché ragazzi così sarà una figata assurda. Vedete ragazzi, livello 1, però è l'esperienza, 12 su 50, durabilità. Dice anche fra quanto si romperà, però tutto hanno mending, quindi... Fotte cazzi, eh. Ora vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche... Eccolo! Cioè, guarda, cos'è? Superiore, cioè lo vedete ragazzi, è blu. Morto. Cosa? Non ho capito. Vedete, ci sono tantissime cose.
che dobbiamo scoprire, e credo che per ora, boh, cioè sono cose ignote per noi, quindi lo vedete? Quello laggiù? Vediamo un po' se a colpirlo cosa succede. Mi fa saltare in aria, perfetto. Cioè, capite la difficoltà ora? A parte che un antro, no, via due. No, no, non va bene, non va bene. Aia, mi fa malissimo. Aia, mi fa saltare. Te muori, dai. Dai, muori. Aia. E droppa anche qualcosa, bam, vieni qua subito. Abbiamo trovato livello 1, unbreaking 2, attacco 9, ok, no, ok, niente. Comunque, vabbè, è una scia normalissima. Detto questo, ragazzi, spero che le modifiche siano di vostro gradimento. Ovviamente, d'ora in poi, la Multicraft non sarà più uguale, ma avrà dei cambiamenti, come avete visto, molto dettagliati, soprattutto per il design. Fateci sapere con un bel pollicione in su. Da Mine è tutto, linea allo studio. Ciao, ragazzi!